Claudio, grazie davvero di essere qua con noi stasera, è un po' che provo a trascinarti qua sui miei canali, la tua presenza per me è molto importante perché tu sei una di quelle persone che io ho seguito nel corso della mia formazione, poi della mia prima attività professionale, poi andando avanti nel tempo, quindi è veramente piacevole essere con te, quindi grazie. Grazie a te Valerio, spero di essere stato un buon compagno di viaggio. Sì, direi proprio di sì, veramente. Stasera appunto avevamo pensato insieme a te di parlare di depressione, di questa epidemia, come possiamo chiamarla, questo trend che sta crescendo in maniera un po' più che lineare, perché io stavo guardando prima mentre ti aspettavo sia i grafici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che anche quelli degli osservatori statunitensi, è un grafico che sta avendo un andamento diciamo quasi di tipo logaritmico, ecco, non lineare. La domanda è che ci si è posti è che cosa sta succedendo, eh? E allora come sempre si sovrappongono motivi di ricerca biologica, di natura di ricerca genetica, l'importanza degli stress, soprattutto degli abusi emotivi, perché non solo degli abusi fisici o abbandono, ma degli abusi emotivi in giovane età, e successivamente di quanto è accaduto negli ultimi 15 anni. Se noi andiamo a vedere le successioni di cause, soprattutto di carattere globale, che si sono succedute a partire dalle crisi economiche del 2008, le diverse crisi mondiali, al terrorismo, ovviamente la pandemia, cambiamenti climatici, l'elenco è talmente denso in questi pochi anni tanto da far sempre più sentire le persone in un'era della imprevedibilità. Qualcuno l'ha chiamata l'era della volatilità globale. Allora, però, la domanda da clinici ci dobbiamo porre è: questa impossibilità di programmare il futuro in un'epoca come quella dell'adolescenza, della prima giovane adulta, l'impossibilità di avere i mattoncini sul quale programmare il loro futuro, può essere un evento così importante, un fattore così di rischio? Vuol dire, sicuramente ha un senso, e sicuramente ha un senso se lo mettiamo in un cambiamento più globale che vede un aumento del consumo delle sostanze stimolanti, penso alla più banale, alla caffeina, ai cambiamenti dietetici, ai cambiamenti di fuso orario, ai cambiamenti dei ritmi del sonno. È molto interessante, Claudio, quello che dice l'esempio della caffeina, che tutti ne parlano come oggi di una panacea, di qualcosa che è indispensabile. In realtà i dati proprio di vendita dei prodotti correlati al caffè sono in continua espansione e le multinazionali che si occupano di commercio, di smercio di caffeina fanno affari veramente d'oro. È vero che un caffè al giorno può fare bene, addirittura dicono, però qua stiamo passando proprio oltre la barricata di un utilizzo non moderato, ad esempio, perché molte persone stanno un po' perdendo anche la bussola sulla base di quello che tu dici, no? Certo, la bussola, noi citiamo il normale caffè, ma sappiamo che la caffeina è in moltissime anche altre bibite, e poi abbiamo tutti gli energy drink, abbiamo tutte quelle sperimentazioni dietetiche che hanno il fine della stimolazione, cioè il tema della performance, il tema della spinta. Allora la domanda è: tutto questo quanto influisce in primo luogo su quelli che sono le quantità di sonno? E sappiamo che fondamentalmente i nostri adolescenti, i giovani adulti tendono a dormire decisamente di meno, hanno perso oltre un'ora e mezza di sonno, e noi da clinici conosciamo bene quelle che sono
le conseguenze del sonno, tanto che in alcune occasioni riportiamo il tema che la protezione del sonno è la protezione più importante che ha il nostro cervello. Perdendo quello perdiamo molto. L'alterazione dei ritmi sonno-veglia, l'alterazione dei ritmi circadiani. Stiamo parlando con più grande normalità di cambiamenti che però sono cambiamenti molto rapidi, molto simultanee, di cui noi cogliamo alcuni degli aspetti. L'ultimo per citare, perché lo sentirei spesso anche tu, dei ragazzi che vanno a letto molto tardi perché sono collegati al PC per giochi di ruolo, piuttosto che perché lo utilizzano per chattare, per altre cose. Ma in che cosa tutto questo mantiene alto lo stimolo? Non solo perché vanno a dormire tardi e rompono i ritmi, ma perché in qualche modo li mettono in una condizione di stimolare ancor più la loro impulsività. Perché l'altro tema è meno sonno, più stimolanti, più impulsività, meno tolleranza alla continuità, alla costanza, quindi per certi versi anche meno tolleranza anche alla, diciamo, alla fatica e alle frustrazioni. Questo, come dire, cavalcata sul motivare del perché di questi picchi, possiamo via via aggiungere anche delle altre considerazioni. Tra le considerazioni più importanti che oggi sappiamo è che fin dal concepimento, qualcuno porta già i primi dati ancor prima del concepimento allo stato di preconcezionale, delle influenze dell'effetto dello stress, quindi come fin da quel momento si possono in qualche modo avviare delle modificazioni di carattere epigenetico. Il carattere epigenetico poi lo trasduciamo in un modo solo, in un incremento del cortisolo. L'incremento del cortisolo a sua volta a cascata porta delle modificazioni che ci espongono di più a delle situazioni sia fisiche, vedi obesità piuttosto che diabete, ma anche di tipo comportamentale, di carattere anche emozionale. Quindi questo lungo percorso lo vediamo via via sempre più esposto a delle situazioni di stress che oggi conosciamo. Vi citavo prima lo stress degli abusi emotivi, che è un tema nuovo perché sono i cosiddetti early life stress, quelli molto precoci che sono fondamentalmente, che riconoscono con due modalità: uno quello della vergogna, dello shaming, perché dice il bambino abusato emotivamente è quel bambino che viene costantemente giudicato e che non fa mai sufficientemente e adeguatamente quello che gli viene richiesto, quindi c'è un imprinting insieme a una sorta di manipolazione comportamentale, proprio una manipolazione del costantemente spingerlo nelle proprie capacità. Non so cosa sta succedendo. Ah, eccoti qua. Oh Claudio, mi spiace, non so cos'è successo. Mi senti? Io perfettamente. Sì, anch'io. Ci sarà stato un po' di intasamento di rete, guarda. Prossima volta ti vengo a intervistare di persona, perché guarda, ormai queste robe qua... Proprio gentile. Scusami. Sì, riagganciati un pochino, che mi stava interessando realmente tanto quello che stavi dicendo. Stavo parlando dell'importanza apposta di questi early life stress e quindi esatto, del tema degli abusi emotivi che oggi abbiamo, come dire, la possibilità di vedere nella loro azione, vuoi rispetto all'asse ipotalamo ipofisi surrene, vuoi a livello di stimolo a livello neuronale, vuoi soprattutto come
situazioni che possono attivare dei meccanismi, avendo buona parte di tutte le diverse aree di indagine e di ricerca. Ma quello che mi ha interessato particolarmente negli ultimi anni è stata la teoria della trasduzione del segnale sociale della depressione. È una teoria che via via, a partire dal 2018-2019, è stata portata avanti, che provo a riassumertela, che dice: i fattori di stress, soprattutto di quelli interpersonali, che coinvolgono la minaccia sociale, cioè i conflitti sociali, il rifiuto, l'isolamento, l'esclusione. Io trovo molto utile anche il concetto di dissociazione sociale, che è ancora un po' più, come dire, chiaro rispetto anche all'isolamento, alla solitudine. Che cosa fanno? Fondamentalmente sovraregolano i processi infiammatori, e possono indurre quindi sintomi di carattere depressivo, cioè è un'impronta. E questo è un tema molto importante, soprattutto, come dire, nel riconoscere come, pur non essendoci un fattore, perché oggi non possiamo dire che c'è un fattore che causa la depressione, su questo ormai, ma che ci sono fattori predisponenti, dei fattori precipitanti e poi dei fattori protettivi, perché questo è il grande schema anche che dobbiamo tenere presente. E ovviamente tra i predisponenti l'aspetto di una sovraregolazione dei processi infiammatori espone di più, e questo per certi versi spiegherebbe anche perché viene più esposto il genere femminile, che hanno una sensibilità proinfiammatoria più elevata, per diversi motivi biologici e genetici, allo sviluppo sia di depressione sia di patologie, soprattutto del sistema autoimmune, quindi la correlazione delle diverse differenze. Ecco, io questo, trovo che questa ulteriore chiave di lettura possa esserci in qualche modo di ulteriore aiuto. Perché? Perché se i fattori sociali hanno visto, soprattutto nelle nostre aree geografiche, crescere molto le disuguaglianze, perché queste non dobbiamo dimenticarcelo, le disuguaglianze sono cresciute, è venuto anche, vuol dire, altre forte, vuol dire, le condizioni di disconnessione sociale o di isolamento sociale, esplose poi negli anni che abbiamo alle spalle di pandemia, e quindi quel grande fiume carsico che si è venuto a creare soprattutto nell'area dei giovani, e poi da lì tanti fenomeni di cui alcune volte abbiamo parlato, del languishing, piuttosto di quel fenomeno che io trovo, come dire, che mi commuove a volte, che è quello che hanno chiamato della solastalgia. Sì. E ho trovato che, come dire, gli uomini della mia generazione, che drammaticamente siamo compartecipi dei cambiamenti climatici così drammatici, hanno ragione a dirci che abbiamo fatto veramente poco, abbiamo e ci portiamo dentro, come dire, un'immagine di una natura che abbiamo avuto forse la fortuna di vedere ancora non nella trasformazione con la quale la osserviamo oggi. Questi nostri giovani non conoscono quel mondo, e soprattutto si sta facendo forte l'idea, che ha molti dati concreti, di un mondo che, come dire, è rovinato, e la possibilità che possa essere ristabilito
diciamo, alla sua natura si riduce via via che il tempo passa. E quindi questo sentimento di un mondo e soprattutto di un ambiente che si è rovinato, in alcuni giovani l'ho sentita molto forte. E non ti nego che mi ha commosso, mi ha fatto anche sentire, credo giustamente, responsabile o corresponsabile È di. molto interessante quello che stai dicendo. Io mentre parlavi, mi faceva piacere sentire suggestioni che mi riguardano direttamente da un punto di vista anche dei miei studi, di mia personale formazione. Ad esempio, è sempre più utilizzata dopo tanto tempo la parola stress. Dopo tanti anni, no? Perché insomma, dal fine anni 90 ad oggi ce l'eravamo un po' dimenticata. E contemporaneamente sento che la medicina sta provando a riappropriarsi in qualche modo di un'altra parola molto interessante che è olistico, che ci è stata un po' scippata dalle discipline alternative, no? Dalla fuffa, che c'è in giro, che appunto che noi cerchiamo anche di controbattere. Però la parola olistica in questo senso, no? Mettila un po' come sinonimo di biopsicosociale, no? Se andiamo a vedere, ma un contatto completo fra le persone, l'ambiente, le connessioni fra esseri umani sono sempre più sotto l'occhio di noi psichiatri. E per questo ti volevo chiedere, ma sta in qualche maniera cambiando la depressione? Perché probabilmente è qualcosa che è molto diverso da quello che potevano osservare i clinici negli anni 80, forse negli anni 90, non parliamo di prima. Sta cambiando la Beh, patologia secondo te? sicuramente stanno cambiando le pressioni della patologia, anche della stessa depressione. Non a caso ti ho citato due forme un po' più lievi rispetto alla depressione maggiore, posta il languishing, piuttosto che la sola stagione. Noi una volta avremmo definito queste probabilmente nell'area delle depressioni o sottosoglio lievi, ma hanno anche altre caratteristiche, ma quello che vediamo, come dire, sempre più spesso è che quelle differenze delle manifestazioni depressive, che in fondo facevano riconoscere solamente nell'elenco dei sintomi chi era nato ad ovest e chi era nato a est del mondo, perché poi era così, dove ad esempio noi abbiamo sempre dato per scontato che la tristezza fosse, o il sadness fosse il sintomo centrale per tutti. Era così, non è così. Certo, è Piuttosto che le importante dirlo manifestazioni. chiaramente perché molte persone poi dicono io non sono depresso. Esatto. Confondono, al di là delle confusioni tra demoralizzazione e tristezza e depressione che ha generato molti problemi, ma diciamo anche nella distribuzione mondiale dei sintomi avevamo l'est asiatico e in parte anche il Sud America con una prevalenza di sintomi somatici. La depressione si manifestava soprattutto con quell'area lì di sintomatologia, con un'area invece dell'europea piuttosto che nordamericana dove si manifestavano più la sintomatologia di carattere emozionale e cognitivo. Le differenze? Beh, sono differenze sicuramente culturali, comportamentali, modalità di chiedere aiuto, modalità di, come dire, di condividere come cervello sociale il segnale, no? In questo senso mi piace molto il tema, la teoria della trasduzione del segnale sociale della depressione, perché mette insieme la parte biologica, genetica, ma anche gli aspetti di carattere psicosociale. Sì, Come è questo è cambiato? una cosa molto interessante, devo dire. Tu mi dici, è cambiata? Beh, abbiamo sicuramente una diversificazione. Oggi vediamo mettere insieme delle condizioni di depressione, ad esempio, con delle dipendenze. E penso alle dipendenze comportamentali, penso alle dipendenze apposta da internet o da altro.
una, come dire, condizione che ha esasperato l'isolamento sociale, senza arrivare agli hikikomori dei giovani, ma l'isolamento sociale è diventato una cosa quasi, come dire, non considerata così negativa, tant'è che troviamo non tanto nelle aree rurali, ma nelle aree urbane, giovani che ormai sono in casa da 2-3 anni, e secondo me domando sempre: ma la scuola dov'è? Non abbiamo visto quanti giovani abbandonano la scuola? Perché poi questo è il tema: questi giovani non è che vanno al lavoro, questi giovani si chiudono in casa o, come dire, rimangono in quell'area, come dire, di isolamento. Allora, sono cambiati? Beh, certo, oggi noi diamo molta più importanza alla sintomatologia cognitiva. Siamo in una realtà sempre più performante, siamo orientati allo sviluppo, all'enhancement cognitivi, anche la tecnologia ci facilita in questo accrescimento delle nostre funzioni, anche dal punto di vista cognitivo, visivo, uditivo, qua. Quindi ci prestiamo attenzione. Il solo, tra virgolette, sintomatologia di carattere emozionale, beh, quella che ci colpisce molto, è chiaro che è più forte oggi l'anedonia, in un luogo dove tutto viene stimolato alla ricerca del piacere, dell'inseguimento della cosa, la perdita di piacere è macroscopica, cioè emerge in maniera molto più forte, diciamo ad esempio delle lacrime o del pianto, che a volte invece vediamo più l'aspetto emozionale e a volte anche un po' che ci appare eccessivamente mostrato, cioè la teatralizzazione dell'emotività. E lo vediamo in tantissime manifestazioni, come dire, sociali e culturali. Per cui sta cambiando, si sta cambiando. Beh, c'è una cosa che, quando dico sta cambiando, a me preoccupa, è che fondamentalmente, nonostante gli sforzi, per me posso dire veramente di tanti anni, facciamo una gran fatica a forare il muro dei luoghi comuni sulla depressione e avvicinare le persone a delle cure con validità scientifica. E allora vado a vedere i dati dei cardiologi e vedo che le loro attività di prevenzione stanno funzionando. Come dire, la loro curva è in discesa. Il fatto che la pressione e il colesterolo debbano avere certi valori e il loro sforzo per misurarlo funziona. Certo. Per noi sta funzionando decisamente meno. Anche se io faccio parte di quella schiera che continua a insistere presso le istituzioni che noi dovremmo fare degli screening nei confronti dei giovani a partire dai 12 anni, perché sappiamo che se individui per tempo un orientamento verso la depressione, puoi essere d'aiuto a questi giovani prima che si blocchi il meccanismo di crescita, di sviluppo, di contatto con il resto del mondo, e quindi quel rallentamento che poi cambia il destino di questi giovani. Cioè, poi diamo per scontato, ha perso un anno di scuola, è rimasto a casa, ha smesso di fare sport, non vede meno amici, fa fatica a sviluppare relazioni affettive. Questo vuol dire perdere quella possibilità di sviluppo, ma anche la pienezza di potersi realizzare. E noi sappiamo che non è un fatto psicologico, perché viene poi banalizzato così, insomma, psicologico e l'adolescenza, mentre sappiamo che per motivi di familiarità, che è altissima, e dovremmo, vuol dire, viene riconosciuto a tutto, tranne che come noi si fa fatica, no? Familiarità, ma anche ovviamente di come viene affrontato quel periodo, e quindi l'idea di essergli vicino, non di medicalizzarli, ma di essere vicino come faresti con chiunque possa avere una maggiore predisposizione.
cioè quindi così come lo tuteliamo, non voglio banalizzare, ma lo tuteliamo dallo sviluppare allergie, quindi gli diciamo stai attento a, come dire, preparati, aumenta le tue competenze in un'area in cui sei un po' più fragile, noi dovremmo fare lo stesso e laddove riescono a farlo i risultati sono poi estremamente anche. Senti Claudio, guarda, avevo proprio voglia di farti però una domanda adesso alla luce di tutto quello che hai detto, perché a parte che c'è una domanda poi interessante di una persona che ci segue, te la girerò, ma prima ti volevo chiedere questo. C'è un aspetto di cui io mi sto occupando ormai da tanto tempo, insomma sto cercando di raccogliere letteratura, che è quello del lifestyle, dello stile di vita e della salute mentale. Siamo d'accordo che in psichiatria l'unico modo che abbiamo di attuare prevenzione primaria adeguata è quella di occuparci di attività fisica, alimentazione, igiene del sonno, regolarizzazione dello stress, eliminazione e controllo di molti comportamenti di dipendenza e di abuso. Come mai ne parliamo ancora poco in psichiatria, secondo te? Tanto se sei d'accordo su questa affermazione. Totalmente d'accordo, Valerio, totalmente d'accordo, e questo ti spiega perché i cardiologi scendono e noi rimaniamo invariati. Oltretutto adesso abbiamo delle equip anche estese, abbiamo terapeuti della riabilitazione psichiatrica che potrebbero essere utilizzati intensivamente in questo aspetto per evitare proprio, perché la gente dice voi date i farmaci, ma proviamo a vedere, no, se riusciamo a non arrivare a quello. Totalmente d'accordo, tanto che, come dire, le evidenze più forti sono sull'attività fisica, devo dire che sono ormai incontrovertibili. Direi proprio di sì. Sulla, come dire, sull'aspetto dietetico di quanto possa essere protettivo. La dieta antinfiammatoria, no? Quella che sta. La dieta antinfiammatoria, di quanto conti l'acquisire delle modalità antistress. Basti pensare alle tecniche di respirazione, che non sono, come dire, di acquisire delle meditazioni. Chissà quali competenze, esatto. Piuttosto che a valorizzare quello che è la costituzione delle reti sociali, esatto. E delle reti empatiche. Io delle cose che hai detto ne voglio aggiungere una alla quale credo molto, che è la gentilezza. Se ne sta parlando tanto nelle neuroscienze, in effetti, è un'avanguardia ancora un po' considerata fricchettona, ma a mio parere lo è per niente, nel senso che abbiamo studi, leggevo l'altro giorno uno studio fine 2019, una rete sociale adeguata è la migliore elemento di protezione da morti premature in tutti gli ambiti della medicina, quindi questo è... E pensa come a sua volta, come hanno... Via via sono emersi gli studi di come a secondo le fasi del ciclo della vita sono importanti dei supporti sociali. Che un conto nell'area dell'adolescenza, giovane della vita adulta, un conto è quando sei più maturo, anziano. Qua. Allora, ma questo fa parte della, diciamo, di quella spinta a costruire una salute mentale. Tu sai che questo non ne possiamo parlare stasera, ma il mio sforzo più grosso in questo periodo è la promozione di un'agenzia nazionale per la salute mentale, cioè quindi un 360 gradi. Certo, l'aggiunta del tema della gentilezza però è uno dei temi proprio che io sento in maniera personale più forte, lontano diciamo dal New Age, anche perché sono giapponesi a portarlo avanti come tradizione, quindi sono poco New Age sotto questo profilo, ma è il tema dell'accoglienza e del rispetto e anche delle modalità che sappiamo quanto pesa non solo nelle relazioni ma anche quanto pesa nella salute, perché proprio
Sono entusiasta di questo tuo discorso, perché devo dire che sempre di più è importante che le persone che poi vedranno anche l'estratto di questo nostro incontro, capiscano bene che cosa è attualmente il fondamento della psichiatria. Per carità, noi certamente utilizziamo psicofarmaci in maniera strategica e in maniera, diciamo, basata sulle evidenze, ma c'è ben altro, e questo è importante che le persone si avvicinino a degli aspetti che poi ogni tanto rifiutano. Perché io penso anche tu, quante persone arrivano già con l'idea di prendere pillole e finita lì, se gli dici guardi, inizia a farsi una passeggiata veloce, provi a diminuire un po' l'introito calorico, no? Insomma, consigli più di stile di vita, è già molto più difficile cercare di avere una compliance, no? In questo senso. Certo, ecco, ma quello che dici però, dico, credo che debba far parte di uno stile che dobbiamo far diventare nostro, proprio perché il messaggio deve essere un messaggio il più possibile a tutto tondo, non solo di collaborazione con gli altri colleghi e con altre situazioni di supporto, penso ai caregiver, penso a tutto anche all'associazionismo, ma penso soprattutto anche al fatto che la persona si senta accompagnata, cioè quello è fondamentale, quello è fondamentale. Ecco, per cui anche noi dobbiamo entrare nel merito di questo concordare. Io dico sempre che noi dobbiamo riuscire a concordare con la persona le indicazioni, a partire se c'è necessità di cure mediche e poi via via anche il resto. Ma deve essere concordato, perché è un percorso in comune verso salute. Guarda, io credo che, Claudio, se le persone comprendono bene, e questo è compito anche nostro, insomma in questo momento noi stiamo facendo un'opera di divulgazione che contribuirà anche a preriscaldare, no, l'incontro delle persone con gli psichiatri. Ma se le persone comprendono, se vengono facilitate, poi spesso trovano delle proprie buone ragioni per cambiare, perché la parola è questa, no? Riuscire a cambiare in qualche maniera. Certo, soprattutto riuscire a trovare delle condizioni di maggiore funzionalità con se stesse. Il tema del, come dire, fare delle scelte funzionali è quello che ci avvicina molto più rapidamente a due cose: uno alla qualità di vita e alla qualità delle relazioni, ma dall'altro io aggiungo sempre anche alla quantità di vita, perché noi ci siamo dimenticati che proprio per la depressione e gli stili di vita che comporta la depressione, dalla sedentarietà al fumo, alcol, perdita di attività, lo stimolo relazionale e così via, una persona vive dai 10 ai 14 anni di meno. È tanto. È molto importante, certo. Tanto. E credo che noi allo stato attuale abbiamo fatto ancora troppo poco per non dare questo messaggio chiaro, perché è un messaggio sulla quantità di vita. E non genericamente, seppure importantissimo, qualità. Diciamo che recuperarlo. Assolutamente vero. La cosa che mi preoccupa è che questo genere di constatazioni, di dati, di fatti, di evidenze, stanno passando ancora poco in ambito accademico, nel senso che mi chiedo, i ragazzi che escono dalla scuola di specializzazione sono consapevoli dell'importanza, un po' come accade con i cardiologi, come dicevi giustamente te, di favorire di vita sani, di introdurre come elemento di coterapia coadiuvante appunto l'attività fisica, un cambio di alimentazione, l'igiene del sonno, attenzione al sonno, eccetera, perché l'università mi sembra che sia un pochino in questo momento ancora un po' scollata dalle migliori evidenze, ecco, mettiamola così. Sì, diciamo che c'è qualche ruvidità, cioè c'è un po' di fatica. Nonostante, torno a dire, siano delle evidenze scientifiche forti, stiamo parlando di evidenze scientifiche in via di crescita, sugli stili di vita sono alimentazione, sono incontrovertibili. Certo, è questo che un po' mi stupisce, che è proprio un po' una sorta di inerzia, perché poi ne parliamo tutti, no? Alla fine, se io parlo con te o con qualcun altro, alla fine tutti tiriamo fuori questi temi. C'è ancora poco, diciamo, condivisione, coralità rispetto a questa cosa. Sì, c'è poca coralità, come dire,
a volte il timore di percorrere un terreno che è stato in qualche modo un po' banalizzato. In realtà noi dobbiamo portare e motivare le persone parlando loro che tutto questo viene da una robusti studi clinici e che il fatto di camminare 200 minuti alla settimana, che è una cifra possibile, non è perché Valerio o Claudio se lo sono inventati sulla scorta della loro esperienza personale di che cosa, ma perché sono una massa di studi enormi che dicono che c'è un minimo 150 sotto quello si è solo sedentari e poi c'è via via un crescita fino a 600, tutto quello che vogliamo. Ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quello che ti sto dicendo è uno dei mezzi protettivi che tu puoi mettere in campo tu, e non lo posso fare io, quindi il coinvolgimento della persona per la tua guarigione. La proattività. No, è la proattività, sì, per il quale che ti consente di dire, ma guarda, inizi con 20 minuti, mezz'ora, ma è l'aspetto motivazionale non generico, ma su delle basi scientifiche serie. Grande Claudio, guarda, sono passati da quando ti ho conosciuto sotto il palco, guardandoti, ad oggi davvero tante, tante persone nel mio orizzonte di formazione, ma devo dire che tu resti veramente al passo e trovo quello che tu dici va veramente estremamente condivisibile ed è totalmente aderente a quello di cui mi stanno anche adesso. Senti, ti volevo fare due o tre domande, non voglio approfittare troppo di te, ma proprio un paio di domande prima di lasciarci, perché insomma è già quasi un'oretta che stiamo parlando. C'è Angela che chiede una domanda legata alla psichiatria di genere. Il disturbo disforico premestruale può essere causato o essere con causa dall'aumento dell'infiammazione oltre alla questione ormonale? Questo è proprio la base degli studi del disforico, al di là diciamo di quella componente diciamo biologica sia ormonale, ma dobbiamo dire il disturbo disforico premestruale è incline anche a segnalare una potenzialità nell'area dello spettro bipolare, poi, e quindi un campanello deve essere acceso. È un campanello che va monitorato e che va preso con attenzione, perché sappiamo che una quota di chi soffre in maniera così forte e evidente del disforico ha una pre-manifestazione o già potrà manifestare un disturbo prevalentemente un bipolare 2, però in quello spettro. Chiedono anche se ci sono esami al momento per valutare, se ha senso valutare gli aspetti infiammatori in questa fase specifica. Gli studi sono tanti, cioè quello dove si sono maggiormente concentrati sono sulla proteina C-reattiva, semplice da chiedere, un po' più difficile da interpretare. In realtà una PCR sopra 5, che viene con una certa continuità, può essere un campanello d'allarme. Il tema era se bastava 3, si è visto che come del numero rilevante di persone che mantenevano una PCR elevata manifestavano poi sintomatologia dell'area depressiva, quindi ma non è così preciso. Così facile anche da interpretare, perché poi c'è tutto l'aspetto delle interleuchine, appunto. Quindi, insomma, per il momento non abbiamo ancora, direi, no, una pratica clinica diagnostica. Non abbiamo ancora dei biomarker come cerchiamo da una vita. Ma vedrai che ci arriveremo, perché. Senti, abbiamo una persona che per 40 anni sono stato per lavoro svegliato più volte la notte per turni, responsabilità, praticamente ha smesso di lavorare andando in pensione, si è rimesso tutto a posto.
tutto è andato bene, ha smesso di usare benzodiazepine. Ma questo ci dia in quanto sono ovviamente logoranti i ritmi lavorativi. Cioè, anche noi medici, insomma, un'orecchietta. Ma di fatti, anche per noi è un tema delicatissimo, è anche un tema delicatissimo sulla, come dire, sul rischio di incorrere in errori, viene sempre sottoconsiderato, cioè perché poi c'è questo tema qua, e nel contempo, siccome l'alterazione del ritmo sonnoveglia va a cambiare anche il microbiota, perché poi, come dire, non è solamente il ritmo sonnoveglia circadiano che conosciamo, ma cambia anche il ritmo poi del microbiota, e una delle sue funzioni è proprio quella di sostenere, se non attivare nuovamente lì delle funzioni pro-infiammatorie, come dire, capiamo quanto la mancanza di sonno nelle professioni che hanno una turnistica, beh, sia un fattore logorante. Questo, come dire, credo che poi adesso diciamo che viviamo sulle 24 ore, il mondo non si ferma mai, che... però è logorante. Voglio vedere se questa cosa ci fa bene alla fine. Che ci faccia bene. È tutto da capire. Un'altra cosa. Però siamo... che... Dimmi, dimmi. Sono felice per lui. Beh, guarda. Lui in realtà si chiama Paolo e si lamenta quando uno dice, forse anche con un po' di ironia, il problema serio è quando uno deve metabolizzare di aver buttato 30 anni della propria vita, 24 su 24, a disposizione di un ente militare per polizia e soccorso, che probabilmente, insomma, questa... Diciamo che c'è un po' più di attenzione man mano che il tempo che passa alla questione di come gestire i turni. Soprattutto di ritenere che questo è un... aspetto logorante, sia da un punto di vista, come siamo abituati a sapere, cardiologico, metabolico, ma anche dal punto di vista cognitivo, per cui è un tema grosso. Credo che nelle attività di protezione dei lavori questo debba essere tenuto conto. Assolutamente sì. Claudio, senti, sei stato super gentile. Dobbiamo scrivere una lettera a Vodafone per dire che contribuiscano. Lamentarsi, guarda, la sottoscrivo perché, come dire, mi dispiace che ci siano state queste... No, ma vedrai che poi io tagliuzzo live e metto le parti migliori. C'è stato un interesse incredibile, ti ringraziano tutte le persone. Ci hanno seguito una trentina di persone questa sera, ma poi nei prossimi giorni, quando farò uscire la versione, diciamo, un po' ritagliata, giusta, vedrai che avremo una marea di persone. Intanto, Valeria, grazie a te, conta su di me e grazie a chi ti segue. Grazie davvero, ci conto su di te, lo sai. Va bene. Buona serata, buonanotte e alla prossima. Ciao. Ciao, 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 ciao. Grazie, ciao, Valerio. Ciao, grazie anche a voi che ci avete seguito.